Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso, a parte la mia voce nasale perché ovviamente non ci facciamo mancare niente in questo periodo. E allora, praticamente siete sul mio nuovo, che poi non è nuovo, ma è diventato vecchio, portagioielli. C'è chi ci mette, è il mobile dell'IKEA, c'è chi lo riempie di trucchi, io l'ho riempito di Pandora in questo modo. Perché la cassettiera che avevo, le cassettiere che avevo, che ho ancora, sono qua di fianco, mi piaceva, erano un po' complicate. Nel senso che i bracciali sono diventati tanti, erano tanti, sono tanti, e averli sparsi in più cassetti non mi davano un'idea di insieme. È da un po' che voglio fare questo video. Scusate, non faccio pause e sarà tutto un work in progress. E non sapevo neanche se farlo parlando o semplicemente mettendo della musica, ma sono partita in quarta e sto parlando. Perché almeno vi spiego che cosa voglio andare a fare, perché sono qua che sto diventando matta con questi cassetti. Perché principalmente sono messa così. Qua c'è altri tre, ce ne sono altri tre che sono i miei primi tre bracciali, fidatevi, e poi è finito il cassetto. E sono niente, volevo fare un po' di ordine sia nella mia testa che nella vita. Perché messi così, insomma, sono comunque tanti, sono tutti fuori dai sacchettini perché sono quelli che solitamente indossavo di più, solitamente indossavo passato, ok, di più, e quindi li ho tirati fuori dai sacchettini e li avevo qua a portata di mano. Sotto dovrebbero esserci quelli in teoria in pensione o pronti a essere cambiati, tipo quelli natalizi, eccetera, eccetera. Non so neanche se tirerò fuori quelli natalizi perché non so se voi siete come me, io comunque mi muovo molto a lune. Quindi se ho voglia, se me la sento, se il periodo è propizio, se mi sento. Insomma, ultimamente, negli ultimi anni sono un po' così, che a volte ti va di festeggiare, a volte non ti va di festeggiare, quindi a volte hai voglia di indossare le cose natalizie, a volte proprio non hai intenzione, e a volte hai voglia di cose più pesanti, a volte pesanti, di ricordi, eccetera, eccetera, a volte non ne hai proprio voglia e vuoi solamente qualcosa di decorativo, a volte non hai proprio voglia di niente, quindi non ho proprio voglia di niente, e quindi non indosso niente, anche. Capita, no? Capitano anche questi periodi. Però mi dispiace tenerli fuori e all'aria. Quindi, che cosa ho fatto? Per evitare di lavarli tutti sempre, perché comunque potrebbero ossidarsi, anche se qua stanno tenendo botta abbastanza. Io avevo a casa queste bustine che le trovate dai cinesi, sono quelle con le zip e hanno una dimensione un po' più piccola. Più piccola, stretta e lunga rispetto a quelle di Pandora. Comunque, se comprate i bracciali nuovi da Pandora, ricordatevi di farvi dare anche il sacchettino. Altrimenti, cioè, questi qua li trovate dai cinesi, oppure potete usare i sacchettini, quelli più piccoli che comunque sono grandi, della zip, con la zip dell'IKEA. Vanno benissimo perché ogni volta sapete, no? Se non li mettete nei sacchetti si ossidano. Questi poi sono altri sacchettini che avevo da parte, tipo quelli arrivi di AliExpress, eccetera, eccetera. Questi qua tornano sempre utili, quindi ce li ho, ne ho un po' e quindi niente, volevo andare a fare questa sorta di sostituzione, cambio, eccetera, eccetera. Già qui ho qualcosa e volevo andare ad insacchettare qualcosa che ultimamente, appunto, come vi dicevo, un po' metto, un po' non metto. Ho mischiato Pandora e AliExpress nei bracciali, perché ultimamente, come vi ho sempre detto anche negli ultimi Peri Charm, quindi se non sapete che cos'è Peri Charm e vi siete trovati adesso qua su questo video di Pandora, andate nelle playlist o comunque tornate indietro, vi va di guardare tutti a Peri Charm, non nient'altro sono che video su haul di charm comprati principalmente su AliExpress, dove trovate tutti i link nelle info box delle cose che ho preso, quindi possono tornarvi utili. Discorso grosso importante è che una volta mischiando AliExpress con Pandora non si notava, cioè si notava tantissimo la differenza. Adesso io devo dire che
si equiparano molto come qualità. Questo è il mio fantastico pigiamino di Winnie Pooh, così. Ma Marzia, cosa stai indossando? Sembra un Oompa Loompa. Sì, è il coso di pigiama di Winnie Pooh. Ok? Direttamente da Primark. Quindi così avete visto tutto, vi ho tolto tutti i dubbi, eccetera. Ah, il portagioie è pieno di peli dei gatti, quindi non state qui a guardare più di tanto i peli, ma cerco di, insomma, fare ordine nella mia vita. Allora, inizio con, ho delle cose di AliExpress che avevo tenuto da parte che non ho ancora organizzato e che sinceramente non so se organizzerò. Allora, facciamo così. Primo cassetto, che è il primo, scusate se ballate ma siete appoggiati sopra. Quindi questo è il primo cassetto che volevo andare a organizzare. Direi principalmente che questo bracciale, non so se zoomarvi un pochino, sì, io direi di sì, così almeno, ecco, tipo così, così almeno più o meno intuite quali sono i charm che sono all'interno di questo bracciale. E, se avete visto i video di tutta la mia collezione, sicuramente li riconoscete perché tanti non li ho proprio più toccati, anzi non ho intenzione di toccarli, e proprio per questo motivo, perché quando mi ritrovo in certi periodi mi viene da smontare tutto, da spostare tutto, da rivoluzionare tutto per poi pentirmene. Quindi proprio per questo motivo io voglio evitare di pentirmene. Vedete che sono stretti. Questo è uno sacchettino di AliExpress. Dicevo, voglio evitare di pentirmene e preferisco, stanno già un pochino ingiallendo, preferisco andare prima di tutto a insacchettarli. Quindi, prima di metterlo via, gli do solo una leggera passata con un pannettino, che nient'altro è che i pannettini che regalano quando comprate i charm su AliExpress in argento. Così poi magari facciamo una mega discussione qua, magari parliamo. Potrebbe diventare un sistema portagioie e parliamo di Pandora, sa, una cosa del genere potrebbe essere il titolo del video, come avete capito è molto work in progress. Comunque faccio questa passatina per togliere il primo strato di ossidazione che si stava per formare. Qui è davvero da un bel po'. Sì, penso che 2 annetti questo è qui fermo, cioè, capito, 2 annetti. A fare bella vista di sé, e, cioè, preferisco imbustarlo in modo tale che così non lo rovino. Quindi ho tolto proprio appena appena il primo strato di ossidazione, ma lui è ancora lucido e vado semplicemente a inserirlo. Vi dicevo, i pannetti ve li regalano spesso se fate un ordine grosso, 3-4 charm, e il venditore è in vena, ve li regalano su AliExpress. Stesso discorso, adesso c'è l'11-11, ma penso che ormai l'11-11 vi avviserò su Instagram, vi avrò avvisato su Instagram. No, facciamo così, li metto da parte un attimo perché altrimenti non ci sto. E dicevo, quindi magari qualche ordine scappa, anche se ho visto che domani è l'11, oggi è il 10, ok? Penso che comunque questo video ve lo caricherò la settimana prossima. E questo sono molto indecisa se metterlo via, che è una sorta di bracciale favole, cose fantastiche. Sono molto indecisa se metterlo via, lasciarlo fuori, perché non è un brutto bracciale, anzi, è anche abbastanza leggero come pensiero da portare, così come l'ho composto. Ma sinceramente sono, cioè, allora, mi sta, per starci ci sto. Ma mi torna un pochino stretto ora come ora perché sono ingrassata tantissimo, sempre per lo stesso motivo che sto come periodi, no? Ecco, quando vi dicevo mi sta, non è che non mi sta, mi sta, mi sta, ok? Però ultimamente mi trovo meglio con i braccelli un po' più larghi, non so come farvi vedere il fatto che ci sto, che è abbastanza larghino, ok? Forse così, ok, così, ce l'ho fatta, così vedete, cioè ci sto, non è stretto, però in questo periodo appunto cose che mi opprimono, ecco, già c'è la testa che opprime, mi dà un po' fastidio questo qua, no, non avevo cambiato, è proprio un 19,
È uno dei primi 19, quindi preferivo magari, tanto poi va sotto la giacca, mi dà fastidio, quindi penso che niente, vado a metterlo via aspettando momenti migliori, così non si rovina, stesso discorso. Quindi stavo dicendo, discorso dell'11-11, intanto che vado a pulire, che probabilmente avremmo fatto qualche ordine, no? Qualcosa in più, ci siamo capiti. Ho un altro bracciale che non indosso praticamente mai ed è un peccato, è questo che è il Bitono con questi charme in oro che non so se è successo anche a voi, ma adesso è difficile qua. Il rivetto soprattutto di questo qua che è totalmente in oro, ho pagato un rene che aveva comprato mio marito, un pazzo furioso, infatti gli ho detto non osare mai più comprare un charme in oro. Puramente tutto in oro, infatti poi dopo non è che più fatti perché non ne vale la pena, ma soprattutto io non mi aspettavo che l'oro scolorisse, quindi è scolorito, non è più oro ma è diventato un colorino giallino tra l'argento e l'oro, eppure dovrebbe essere oro 14 carati, non 18 se non sbaglio, quelli di Pandora dovrebbero essere così. Comunque, non mettendolo mai, mi dispiace. Avete visto che comunque non si è ossidato, non è ossidato, gli ho dato giusto una passatina appena appena, giusto per, e preferisco metterlo via. Così come preferisco mettere via, stesso discorso di prima, questo qua, cose fantastiche che ha qualcosa di Pandora e tante cose che avevo preso su AliExpress. Vi avevo fatto vedere anche come era diventato con tutte queste fatine, questi animali magici. Molto molto carino questo bracciale, mi è venuto bene. Stesso discorso dell'altro. Questo no, no, no. Boiata, questo l'ho comprato. Sto dicendo questo qua, pensavo che era quello che avevo preso su Vinted, ma invece no, è nuovo di pacca. Cioè, nuovo di pacca nel senso che l'ho tenuto benissimo il mio. E infatti, vedete, ci sto, non che non ci sto. Stesso discorso, non lo so, ora come ora non ho voglia di mettere una cosa del genere. Se devo guardare le mie voglie, tolgo tutto. Tolgo tutto e lascio giusto gli stagionali. Mi sa che farò una roba del genere. Comunque, questo non ha neanche bisogno di essere pulito, sinceramente, perché è lucidissimo. Lo imbusto. Ok. E vado a metterli via. Ragazzi, voi che cosa state indossando in questo periodo? Avete dei bracciali che portate sempre indipendentemente dalla stagionalità? Avete dei bracciali più stagionali che vi piace appunto intercambiare? Allora, questo invece è l'altro, quello che avevo fatto sulla canzone, vi ricordate? Questo l'ho portato tantissimo, ultimamente è abbastanza pesantucchio da portare. E boh, l'ho tolto e non, penso che sarà uno dei primi che andrò a ripescare dal mucchio, però ora come ora non mi va, ok? Quindi lo metto via anche lui. No, ragazzi, non vi preoccupate, niente di grave, cioè, siamo donne, no? Quando abbiamo le lune e c'è chi si taglia i capelli, giusto? C'è chi rivoluziona magari Marzia se lo metti dritto nel sacchetto è meglio. C'è chi si taglia i capelli, dicevo, c'è chi butta via tutto il guardaroba, c'è chi va a fare shopping, giusto? E c'è chi fa il cambio gioielli semplicemente, no? Ok, poi magari vi faccio un video dove tiro fuori tutto, via, non lo so, tanta roba. Se tra poco tempo facessi un video del genere, ok, tipo che andiamo tutti insieme a prenderci un aperitivo, offro io. Ok, altro bracciale che metto via è quest'altro che vanno di pari passo, i due. Questo è ancora più in stand-by rispetto all'altro, ok, però era super lucidissimo. Cioè, vedete, faccio proprio una cosa veloce. Niente di complicato anche nella pulizia.
Ah, poi ho comprato una cosa fantastica. Intanto vado avanti, sembra una matta. Pensate se i vicini mi sentono, ma sta con chi parla, giustamente. Comunque, dicevo, ho comprato una sboia. Punto ero, perché ovviamente, come avete sentito, è partita Alexa, perché quando Alfredo non mi sente mi manda un messaggio su Alexa, un annuncio. Stavo dicendo, pensate se il vicino mi sente parlare da sola. Adesso non so più che cosa ho detto, cosa stavo dicendo. Come i matti. Comunque niente, che stavo mettendo via le cose, che sembra che siamo donne, che da qui a vi offro l'aperitivo. Ho perso il filo. Vabbè, andiamo avanti, magari mi torna in mente. Quindi, allora, sono già a buon punto, devo dire che già così è tanta roba. Allora, tengo sicuramente questo perché è uno dei miei bracciali preferiti, quindi questo qua sicuramente lo tengo. Ed è quello tema montagna, ma più che altro gatti, ok? Tutto di Pandora ed è anche una 20, quindi ci sto. È quello che preferisco in questo momento, se dovessi pescare dal mucchio, lui è uno, quindi lo vado a mettere qua sotto tra i primi tre. Vado a mettervi anche questo, che sinceramente anche lui veste stretto, cioè sono troppo grassa e mi dà fastidio. Era una 19 ed è quello dedicato al matrimonio. Comunque, niente, questo lo metto via ora come ora perché proprio perché mi dà fastidio. Cioè, fastidio è il discorso della giacca, no? Quando avete adesso le giacche, che ovviamente ci fanno le giacche con i polsini stretti, quindi già i polsini stretti, poi in più avete sotto i bracciali, se non volete le incisioni rupestri sul braccio, ecco, magari evitiamo, io almeno evito di fare una cosa del genere. Questo è il primo bracciale, il mio classico primo bracciale che è uscito dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, eccetera, eccetera, che non ho più cambiato assolutamente. Sembra una 20, secondo me è una 25, per quanta roba c'è stata. Boh, sono due 20 uguali. No, però. Forse è un pelo più grande, perché lo usa, sì, è un pelo più grande, un pochino più largo, perché l'ho usato, cioè l'ho comprato usato, ho fatto il cambio del bracciale e quindi niente, è più largo. Quindi il primo bracciale è rimasto lì perché lo metto. Il secondo è quello con i gatti. Come terzo, sempre perché è una misura 20, gli do solo una lucidatina veloce, è questo. Oh, discorso pannetti, finiamolo perché sono matta, ho capito, sono una pazza, passo da un discorso all'altro. Comunque, discorso pannetti, ve li ritrovate, io questi me li sono ritrovati dentro i pacchi dei Charm come regalo, altrimenti li comprate su AliExpress, cercate panno per pulire l'argento, vi escono tutti questi pannettini rosa, penso che siete un po' su, ok, terremoto. Vi escono questi pannettini rosa di varie quantità, con vari prezzi, insomma, costano 2-3 euro 10 pannetti, 8 pannetti, cioè 20 pannetti, cioè andate a guardare anche un centinaio di pannetti costano, boh, non lo so, tipo 5-6 euro, una cosa così. Almeno siete a posto, andate a regalare 5 euro dei pannetti di Pandora, che non servono assolutamente a nulla, fanno lo stesso lavoro questi qua. Quindi questo è il terzo bracciale, che è quello dedicato ad Alfredo, con il mostro, l'astronauta, le stelle, il caffè e tutto il resto. Ok. Questo qua è quello di Winnie Pooh, che allora se era estate l'avrei messo via, sicuramente. Ma questo qua è una 20, sicuro, e mi piace andare a indossarlo insieme a quello dei gatti che vi ho fatto vedere 200.000 volte adesso. E quindi lo lascio fuori perché comunque ha questi colori un po' autunnali, ci stanno ora come ora ci stanno. E invece questo qua è il bracciale dedicato alla mia crescita da piccola fino adesso. Scusatemi se state ballando, perché scusatemi, ma siete appoggiati sopra, io mi appoggio ai cassetti per pulirlo. Non è una cosa intelligente quella che sto facendo, lo so, mi sto rendendo conto. Comunque questo qua, sincera, l'ho composto, l'ho messo 2 o 3 volte, basta. Ed è davvero un peccato tutto ciò, lo so, ma arriveranno tempi migliori anche per lui. Ok, quindi non voglio assolutamente andarlo a smontare perché è
pieno di significato, ma ora come ora non ho voglia di cose troppo pesanti, quindi psicologicamente va bene lì e via. Ok, quindi passo in avanti questo, che è il bracciale autunnale, totalmente autunnale, fatto con i charm di Pandora che vi ho appena fatto vedere negli ultimi video, e AliExpress e Nios, e fatto su un casotto, e Kamane, ok. Poi voglio andare a portare di sopra questi altri, o meglio questo sicuramente, questo qua, che è quello con le mie resine e tutti i pezzi in argento da AliExpress. Anzi, vi voglio già ringraziare anticipatamente perché mi avete dato un sacco di idee con i charm che avete preso per completarlo, dopo il video che vi avevo fatto vedere, dove vi facevo vedere appunto i miei bracciali autunnali, perché appunto vi chiedevo qualche charm non pendente per terminarlo. Quindi li ho anche acquistati, sto aspettando che arrivino, due o tre, se non sbaglio, due tutti, tre, devo vedere se ci stanno. Comunque sono molto soddisfatta di questo bracciale, è anche largo e mi sta comodo, e quindi lo metto qua anche lui perché ci sta molto molto bene. E qua stanno venendo giù un po' tutti i pelucchini anche dello straccetto, grandissima Marzia, continua così. Sì, dovevo aspirare, sì, dovevo pulire, sì, lo so, lasciamo perdere, poi lo farò. Questo qua è il bracciale invernale, questo mi piace perché non è né natalizio e non mi rappresenta tantissimo cose proprio significative, ecco, è semplicemente decorativo e invernale. Mi piacciono i colori, non è pesante da portare psicologicamente, quindi questo qua sicuramente lo vado a sfruttare, questo poi è una misura 20, lo vado a sfruttare tantissimo in questo periodo, in inverno, proprio perché non ha tanti significati, e è semplicemente decorativo e mi sta bene così. Questi voglio un attimo, ora come ora li tolgo da qua, sono tre bracciali in via di costruzione che potrei anche mixare insieme perché hanno tutto un po' questo aspetto, sono pieni di charm vecchi questi due, molto vecchi, old, che sono anche molto belli, bruniti, su questi colori neri. Questo è fake, ragazzi, non pensate che ho trovato la clip cuore nero, no, assolutamente, questo è fake, presa su AliExpress. Infatti vedete com'è bello a punta questo cuore, quella originale ha la punta stondata, sembra più una mela che non un cuore, ecco, è più stondato qua davanti. Comunque, ora come ora mi va benissimo, a meno che non trovo una pazza che su Vinted la venda a 10 euro, ma per ora le ho trovate a 60-70 euro, quindi anche no. E questo qua è un bracciale che sinceramente stavo portando quest'estate, anzi l'ho portato tanto quest'estate, che per ora ho composto così, la base di AliExpress comunque, e anche le due tartarughine, ok, e la bicicletta è di Pandora e anche la clip. L'ho portato tanto perché è leggero, perché per ora così, non avendo niente, può starci bene, però sinceramente lo vedo più come una cosa estiva, ora come ora lo tolgo. Poi, allora, ho dei bracciali vuoti, questi sono originali, quindi quello di Minnie con le clip, questo è un bracciale? No, è una collana, questa è la collana lunga, quella era il bracciale che era il bracciale a doppio giro del calendario dell'avvento dell'anno scorso, che l'avevo scelto come bracciale a doppio giro, in realtà è una collana, però se vado ad inserire i charm mi si sbalorda tutto e mi sta scomodo, quindi per ora lo lascio qua, troverò il modo sicuramente. Quest'altro bracciale, quello con il cuore, sono tutte 19, ragazzi, e questa è quella con la farfalla, quella con il fiore, sempre originali. E perché ho fatto il cambio di misura, no? E quindi mi sono avanzate. E questi invece sono vezzi che avevo preso e che per ora ho tenuto qua. Questo perché mi piaceva tantissimo, e questo qua l'avevo preso, l'avevo riempito, l'avevo usato e poi adesso l'ho svuotato e l'ho messo da parte. Perché poi sono subentrati i bracciali di AliExpress con i charm di AliExpress, e quindi ho detto, ma perché devo andare a mettere dei charm così
su, così, tra virgolette, così, sui bracciali originali, che poi magari riesco a trovare qualcosa. Cioè, ero piena di buone intenzioni su Pandora, che magari mi davano qualcosa di più bello e più carino. Ma ovviamente, niente, siamo in attesa trepidante che succeda qualcosa. È vero che ci diano qualcosa di nuovo nelle collezioni, soprattutto qualcosa di più succoso, di più consistente, altrimenti c'è sempre AliExpress che ci riempie di tante, 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 che tante soddisfazioni ci dà, giusto? Allora, sto mettendo via il bracciale di Halloween, perché Halloween è andato, perché potrei portarlo ancora per tutto l'autunno, però è quello disgraziato, piccolino, quello da 19, questo qua, da 19 che poi è una 18 e mezzo. E quindi ciao, ciao Halloween, ciao. Invece voglio tenere fuori questo, che è quello gatti e stelline con le mie resine, l'astronauta, eccetera, eccetera. Quindi questo qua lo tengo, ma lo metto, intanto lo metto qua in fondo. Poi vediamo. Sì, poi vediamo. E poi allora, ho i miei tre bracciali natalizi che sono qua sotto. Sono qua sotto. Non so bene. Allora, questo qua è molto pesante come pensiero, è del primo. Gli altri sono più decorativi, più scialla. Quindi probabilmente il primo pesante lo lascio qua, mentre tiro fuori gli scialla. Perché magari sotto Natale mi va di metterli, magari andiamo a farci qualche giro in qualche mercatino, magari mi va di metterli appunto, quindi vado avanti con la mia sequenza e metto uno e due, ok? Quindi questo è il più decorativo, l'altro è quello più sui nevicata a Natale, se ho fatto quella sorta di discorso, ok? Quindi allora ci sono quasi, eh? Quindi qua che cosa abbiamo di bello? Ci sono quasi, avete visto, vi siete sorbiti un video da 8 miliardi di minuti. Questo è un altro bracciale che non so se tirare fuori o no. Perché io quando poi vengo presa dall'entusiasmo, non so se succede anche a voi, mi metto queste cose, no? Perché sono presa dall'entusiasmo e poi mi cade in testa una tegola, no? E quindi sono anche un po' scaramantica in questo e tolgo le cose. Sì, lo so, ma perché mi è successo più di una volta questa cosa? E quindi le ho tolte, no? Questo qua è un bracciale dedicato ai miei gatti. Siccome, come vi avevo detto e vi avevo fatto intuire, non è un bellissimo periodo, no? Cioè, ne stiamo venendo fuori ancora. Se mi seguite da tanto sapete tutta la storia di Cipolla. Quindi è successo di nuovo. E niente, c'ha una pancreatite, niente di che, però, niente di che, è un cavolo, però. In sostanza abbiamo una diagnosi vera e propria a questo giro, cambiando ovviamente il 300° veterinario e niente, siccome siamo in fase risolutiva, io lo tirerei anche fuori e me lo metterei anche perché comunque è un bracciale tranquillo, dedicato ai miei gatti, niente di che. Ma io ho paura che se lo tiro fuori e me lo metto tutta piena di entusiasmo, poi mi cade in testa una tegola e mi tocca ricominciare a correre come una pazza, no? In giro per tutta la Lombardia in cerca del veterinario giusto, no? Quindi, cioè, lo lascerei anche qua tranquillamente. Non lo so se siete voi a fare i macumba fatti bene, non so, qualcuno che mi segue che fa i macumba. State facendo molto bene in questo periodo, ve lo sto dicendo proprio col cuore, bravi, continuate così, bravissimi. Il santone a cui vi siete rivolti funziona. No, cosa del genere. Comunque, no, non ci credo a queste cose assolutamente. Ok, è più una cosa che mi autotiro da sola. Quindi, questo lo lascio qua assolutamente. Quello natalizio lo lascio qua assolutamente. Questo è un bracciale, quello di Disney Tarocco, con tutte le cose Disney Tarocche, che ero stata anche presa da un super entusiasmo anche nel crearlo. E poi mi sono arenata. Mi sono proprio bloccata. Invece questo qua è il Disney originale. Quindi il Disney originale magari facciamo altro che metterlo via e preservarlo, che è la cosa migliore. Ok. Mentre le altre cose, questo qua lo posso anche lasciare fuori, sinceramente, tanto è tarocco. Però perché lasciarlo fuori? Che c'è sopra il
il io che ossida anche con l'anima, che tu passa sopra l'anima e lui ossida, quindi me lo metto via anche lui, dai, ok. Io di AliExpress, che ossida tantissimo, non so perché. Tutti gli altri no, ma lui sì. E poi strofini strofini torna lucido, ma poi in 2 secondi torna ossidato, quindi mi sa che è il prossimo charm che finisce in pattumiera, ma è di AliExpress, quindi uno sopra l'altro. Questo è l'altro di quello di Parigi, che per ora lo lascio lì, e questo è quello a tema viaggi, che è un misto AliExpress, se no lasciamolo lì tranquillo. Qua ho, ok, quello primavera di Pandora che ho insacchettato benissimo. Questo lo lascio qua perché sta qua da una vita e non gli è mai successo niente. Con i finti char, cioè sempre AliExpress, comunque il bracciale è quello con l'orso e i charm sono quelli sempre io, eccetera, eccetera. Anche il clip è tutto AliExpress questo. Ed è qua da un bel po'. Adesso non vi do neanche il link perché adesso lo stanno facendo pagare un botto. Mistletoe dovrebbe essere il negozio. Insomma, sta costando un botto. Qua c'ho i bracciali primavera di AliExpress che ho fatto quest'anno, che sono stati molto sfruttati e che sfrutterò sicuramente. Questo è papavero spighe originale, quindi lo lascio qua, così come metto sopra anche questo che è quello a tema mare originale che lascio qua. Poi ho l'estivo, ok, anche lui lo metto sopra, sempre originale, lo lascio qua. E ho gli ultimi due, questi qua sono invece di AliExpress, uno tutti e due a tema mare, forse questo è misto, se non sbaglio, sì, c'è qualcosa di Pandora, scusate, lo so, potevo staccare, ma ok, facciamo così. E quest'altro è l'altro a tema mare che avevo fatto da AliExpress, quindi questi qua io li lascerei così, ora come ora, anzi farei uno sopra l'altro così, e sono a tema mare li sbatto in fondo e siamo a posto. Ora vado a riposizionare tutto quello che ho tolto. Quindi aspettate, eh. Andiamo a mettere, continuiamo con gli originali, il secondo e il dov'è il bitono? Ok. Sì, ok, un cavolo, questo è il bitono. Ok. Poi ho quello fantastico, questo con quello che avevo fatto con una parte di AliExpress, no, questo no, che è questo qua, ok, quelli che ho tolto prima e che ho riposizionato, che ho insacchettato praticamente, ok. Poi ho questi due che erano quelli della canzone, eccetera, eccetera, che vado a mettere, sicuramente li vado a mettere qua. Poi ho il mio, quindi il mio infanzia lo metto sopra di tono, ok. E questo qua che mi è rimasto fuori, che lo metto, quello con il primo che vi ho fatto vedere, insomma, in sostanza, quello con Bella Bot, Cosmo Tommy. Quanto era bello Cosmo Tommy, visto che adesso stanno facendo l'astronauta, Cosmo Tommy, l'astronauta, il razzo, cioè Cosmo Tommy ha 200 anni e adesso ci fanno il razzo spaziale, sì, perché hanno fatto l'altro astronauta, capito, però. Ok, poi metto sopra ai primavera questi, quello di Halloween. E ho i miei tre in costruzione. I miei tre in costruzione io andrei a posizionarli qua per ora, perché poi durante Vlogmas capirete perché. Cioè, ho intenzione di andarli un po' a dargli una botta. Quindi questi li lascio qua, ma tanto sono qua nascosti e ciao. Ok, quindi io direi che sono abbastanza a buon punto. Qua ho i bracciali di AliExpress vuoti in costruzione, quelli che mi piacciono, quelli che mi piacciono un po' meno. Come vedete sono abbastanza sistemata. E poi ho niente, come avanzi, tra virgolette, comunque, ho questi, tutte queste murrine, che sono, queste sono tutte originali. Troverò sicuro. Ho in mente un progetto con questa e quella rosa e troverò sicuramente una posizione per questi. Anche queste murrine verdi erano bellissime, le avevo posizionate, poi le ho tolte. Però sono stupende, ce le ho fatto il filo, talmente tanto il filo che ne ho due. Sapete che io charm identici è difficile che li abbia. E come ultimo, stecca. Ho queste, ma questa non è una stecca di avanzi, questa è una stecca utile. Perché sono clip e catene di sicurezza. Catene di sicurezza che
che sono. Allora, questa è molto natalizia. Se la vedete su AliExpress, prendetela perché è molto bella questa qua con i guantini ed è anche saldata. Invece di originale ho questa con i fiocchi che occupa un sacco di spazio, questa stellina e luna. Il gattino qua sinceramente lo vendono come catena di sicurezza, ma è troppo piccolo, vedete proprio, cioè, non ha sfogo, è troppo corto. Però è bello. Il resto sono tutte clip, tutte originali, quindi queste qua tornano utili. Vedendo anche tutti i bracciali vuoti che ho qua, quindi ci sono. Poi ho questo che è molto utile, ragazzi, se vi mettete da soli i bracciali, è una stina per infilarvi i bracciali. Cioè, fermate un pezzo di bracciale di qua, lo infilate e poi vedete, lo tenete vicino e andate ad agganciarlo dall'altra parte. Sempre su AliExpress, infila bracciali, cercate qualcosa del genere che lo trovate. Poi ho qua questa scatolina infelice di charm finti. Sono tutti di AliExpress. In realtà sono due charm, questo e questo. Ok, questo è un braccialetto che mi hanno messo dentro come regalo, ma fa anche schifo, non so perché l'ho tenuto. E questo lo stopper con gli aerei. Ok, che per ora stavo tenendo qua. Poi ho questi. Ok. Questo è un mix originali e non originali di charm che ho spostato e che appunto anche con questi bracciali, questi che volevo andare a completare, volevo andare a vedere. Questo è di AliExpress, ok, anche questo e anche questo sono murrine vetri di AliExpress, mentre questi sono tutti originali e anche questo di AliExpress, l'uovo. Ok, tutti gli altri sono pendenti principalmente, quindi è sempre il solito discorso, ragazzi, forse il cigno no e neanche il pesce russo, però tutto il resto sono pendenti ed è sempre il solito discorso che continuano a riempirci di pendenti e noi non riusciamo più a bilanciare pendente charm, non so se avete lo stesso problema, io sì, sto avendo questo problema. Ok, quindi questo è quanto, ragazzi. Sono abbastanza soddisfatta perché ho messo via tutto quello che non volevo si rovinasse, che mi dà fastidio tenerli così, e in sé ho, scusate, però almeno così vedete, in sé vedete che sotto qua c'erano, ci sono gli altri, quindi ne ho tenuti 9, 9 per farci il giro, che è anche abbastanza, e questo qua con le stelle gatti e quelli da costruzione. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, poi ovviamente vabbè ci sono i rigidi, ma sempre il solito discorso. Stiamo a vedere. Ok. Stiamo a vedere se come andrà la vita negli prossimi mesi. Ragazzi, ci ho messo un'eternità a fare questo video, soprattutto senza tagli. Magari boh, faremo qualche video dove si chiacchiera. Cosa ne dite? Avete qualche argomento da suggerire? Ecco, questa è una cosa interessante. Sempre a tema gioielli, a tema Pandora, che magari volete una mia opinione o che cosa ne pensi, Marzia, su queste cose qua, o secondo te uscirà, secondo te faranno, secondo te cosa ne pensi della collezione tale, l'altra collezione tale. Insomma, se vi va qualche video chiacchiericcio così, molto volentieri, così io mi sfogo da sola e poi con voi. E niente. Si torna un po' si fa, cerca di essere utili. Ok, basta, ho finito. Ho sistemato, sono molto soddisfatta. Io e il mio Oompa Loompa, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!